un luogo sicuramente meno visibile rispetto al precedente. Il punto di informazione e accoglienza turistica di Perugia si trasferisce in una nuova sede, quella all'interno della Biblioteca degli Arconi, la biblioteca comunale che unisce modernità ed eleganza ad una struttura antica che ha pur sempre il suo fascino. L'ex sede, la Loggia dei Lanari, al mercato coperto era forse più centrale e più in vista, ma il nuovo yacht di qualità ne ha comunque tante, sicuramente più innovativo e tecnologico anche grazie ai nuovi strumenti multimediali presenti. E poi per convogliare gli utenti ci saranno comunque indicazioni stradali in centro, ma questa non è l'unica trovata. Il turista moderno è guidato più che altro dagli strumenti multimediali, quindi potrà trovare su qualsiasi mappa multimediale della città l'indicazione di questo nuovo punto di informazione e accoglienza turistica. Al momento la sede è aperta tutti i giorni fino alle 19, anche durante il weekend quando la biblioteca è chiusa. L'orario poi si prolungherà fino alle 21 invece nella stagione estiva. Effettivamente la bellezza del luogo, io immagino avete fatto le riprese, è evidente che oltre a essere frequentato da un gruppo, da un target giovanile più maturo rispetto appunto a quello che è il target della biblioteca, chiaramente sarà frequentato anche dai turisti che verranno a visitare e a chiedere informazioni sulla città.